Si è svolto ieri nel tardo pomeriggio presso l'Accademia Laba di Torbole l'incontro partecipativo riguardante il fondo strategico, ovvero denaro sonante messo a disposizione dalla provincia per progetti sul territorio, che nel nostro caso sono stati destinati agli interventi del completamento della pista ciclopedonale del Lago di Garda, all'acquisto del nuovo natante di soccorso per i vigili del fuoco ed infine per la sistemazione dell'area della Ponale. Molti cittadini partecipanti, interessati a dire la loro in questo momento partecipativo messo in campo dalla provincia e dalla comunità di Valle. Presenti l'assessore Carlo Dal Dos, oltre ai sindaci ed il presidente della comunità di Valle. Siamo qui a Nago Torbole, nell'Alto Garda, per questo incontro sul fondo strategico. È un momento importante di partecipazione al quale i cittadini sono chiamati a diventare protagonisti. Un territorio importantissimo, uno dei territori più belli del nostro Trentino, con tre progetti importanti: la ciclabile, la ponale, un intervento per i vigili del fuoco che fanno soccorso su questo lago. Quindi una serata importante, una modalità anche nuova che noi stiamo mettendo in atto, perché siamo convinti che portare nei territori le capacità decisionali, le scelte strategiche sul territorio stesso corrispondano sostanzialmente ad una nuova visione politica, una nuova capacità di intendere e di valorizzare i territori in un protagonismo che li metta al centro e che veda la provincia come un soggetto facilitatore, regolatore, ma che però invece deleghi al territorio le capacità di scelta sui progetti strategici stessi. E assessore, quali sono gli importi a disposizione e i tempi di realizzazione di questi importanti progetti? Ma le risorse a disposizione sono per l'intero Trentino circa 80 milioni di euro, in particolare per l'Alto Garda sono circa 5 milioni di euro e queste risorse sono già immediatamente a disposizione dei territori e quindi possono essere utilizzati immediatamente. Dovrà essere sottoscritto un accordo di programma che dopo questa fase partecipativa noi stimiamo che nei primi giorni, nelle prime settimane di giugno possa essere sottoscritto e da quel momento si può partire con i progetti e con l'effettiva messa in campo sia dei progetti e sia poi degli appalti e delle spese. Noi siamo convinti che questo progetto strategico abbia un senso, la partecipazione abbia un senso se abbiamo la capacità di far seguire alla programmazione anche la fase vera, la fase realizzativa e quindi diamo concretezza a questo tipo di idee. I cittadini ci chiedono oggi sì di discutere, ma una volta che sono prese le decisioni di essere anche tempestivi e veloci nella realizzazione dei progetti.